Ciao a tutti, io sono Mirko e oggi vediamo questo frame per drone FPV. Si tratta del Deep a bacino, se volete acquistarlo trovate il link in descrizione. All'interno della confezione troviamo una busta con il frame e un adesivo Armatan. La Bash 3 infatti fa parte dell'Armatan Production, ovvero quei frame custom creati da progettisti di tutto il mondo e venduti da Armatan. In particolare questo telaio è il design completamente made in Italy. Per quanto riguarda il frame, abbiamo una bottom plate a corpo unico, gli standoff e la top plate. Il carbonio by Armatan come sempre è una buona qualità e la lavorazione è molto curata. Il frame infatti ha contorni completamente smussati e gli alloggi per le viti hanno la svasatura. Questo è molto importante perché quando andremo a sistemare la lipo non ci sarà nessun disturbo da parte della viteria. Prima di assemblare il frame vediamo lo spessore delle parti in carbonio. La piastra inferiore è di ben 4 mm. La piastra superiore è di 1,5 mm. Gli standoff sono da 25 mm. Per completare il frame occorrono 8 viti M3 che non vengono fornite in dotazione e vanno acquistate a parte. Vi lascio il link in descrizione su dove trovarle. Le viti ideali per la piastra inferiore sono quelle svasate, ma in ogni caso possiamo usare anche quelle normali. Adesso montiamo il frame. Una volta assemblato, il frame rimane molto rigido, confermando la buona qualità del carbone utilizzato. Il peso è di 32,7 grammi. La bacino è un frame da 3 pollici con interasse da 140 mm. Come notiamo, la forma è a stretch X, in quanto i bracci sono leggermente schiacciati verso l'interno. Questo evidenzia le caratteristiche prettamente racing del frame, ciò lo porta ad essere un'ottima scelta per chi si vuole avvicinare alle competizioni FPV. Il frame è pensato per schede 20x20 in modo da avere il minimo peso e ingombro. I fori per l'alloggio dei motori sono 12x12 e vanno bene per i classici 14x08 o simili, che si usano di solito per questa categoria di frame. Le videocamere adatte alla bacino sono quelle con il formato micro. Per fissare la videocamera ci serviranno dei supporti in TPU, anche questi non vengono inclusi col frame. Per quanto riguarda le stampe 3D della bacino, il progettista ha sviluppato un set molto completo con tutto quello che è necessario al frame, scaricabile liberamente da Thingiverse. Come sempre vi lascio il link alle stampe 3D in descrizione. Il kit comprende le protezioni per i braccetti, i supporti per la videocamera FPV, il supporto per l'antenna della VTX, una pinna per la parte superiore e la canopy. Le protezioni per i braccetti sono molto precise e facili da sistemare. La pinna per la parte superiore torna utile in caso di crash, quando dobbiamo attivare il Turtle Mode. Infatti, grazie alla pinna, quando il drone si ribalta, abbiamo sempre due motori liberi per attivare il Turtle Mode. A mio parere, se avete la possibilità di stamparvi la canopy, sarebbe meglio usare questa, visto le caratteristiche da racer puro della bacino. Per montare la canopy, rimuoviamo i due standoff anteriori e la top plate. Il risultato finale sarà questo. Come abbiamo visto, il Deep a bacino è un frame realizzato principalmente per le gare FPV, in quanto le sue caratteristiche di costruzione richiamano tutti gli aspetti di questa categoria: batteria sotto, forma stretch X e design compatto. I suoi punti di forza sono il peso decisamente contenuto e una buona qualità del carbonio, che con uno spessore di ben 4 mm lo rende particolarmente resistente agli urti.
Per contro, in un tipo di frame come questo viene preclusa la possibilità di installare un sistema di registrazione HD. Questo lo rende meno adatto per riprese cinematiche o freestyle, a meno che non vogliate rinunciare a registrare i video concentrandovi solo sul puro divertimento di pilotare un mezzo estremamente reattivo. Se state cercando un frame per affrontare le competizioni racing ad alti livelli e volete un telaio adeguato, la Bash 3 è un frame da tenere seriamente in considerazione. Questa era la mia recensione del Deepa Bashino. Se vi è piaciuto il video lasciatemi un mi piace, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdere i prossimi video. Se volete supportarmi vi ricordo di acquistare sempre attraverso i miei link, trovate l'elenco in descrizione. Potete supportarmi anche su Patreon cliccando il link a fine video.